Andrea Bottetti, capo borgata del Marolla. Ecco, Andrea, ci puoi portare un attimo la borgata del Marolla? Buonasera intanto Patrizio e a chi ci seguirà. Niente, noi da 2 anni sono subentrato a fare il ruolo di capo borgata, attualmente lo sono, al posto del grande Gianni Carzolli. E quest'anno abbiamo anche fatto le elezioni in paese ed è cambiato anche il presidente, perché come sappiamo la Borgata Marola è un ramo della Società Popolare Mutuo Soccorso. Quindi le elezioni vengono fatte in paese, da lì si decide il presidente. Presidente, da quest'anno è Domenico Del Buono, detto Nicolo, conosceranno in tanti nel palio, che finalmente rientra in Borgata a darci una mano. La vicepresidente è mia mamma, Arianna Ramanzotti, poi c'è tutto il ramo di dirigenziale. Io sono attualmente appunto capo borgata, tra l'altro io sono co-capo borgata perché abbiamo anche una delega rappresentativa come capo borgata di Mario Pavoni, che giustamente tanti anni che anche lui in borgata ci sembrava doveroso che avesse questa, diciamo, questa carica. Poi abbiamo tanti dirigenti perché come ben sai noi a Marò siamo un paese che è una borgata che ci completamente autososteniamo, quindi c'è tutto il ramo sfilata, tutto il ramo della sagra. Diciamo che prettamente a livello sportivo siamo in 3-4 dirigenti che dirigiamo la cosa, più altri dirigenti che ci danno una mano. Diciamo ne indico giustamente, oltre al presidente, due o tre che sono quelli più importanti, che lavorano anche per comporre l'equipaggio: il direttore sportivo Massimo Bardi e il direttore con delega tecnica che è Diego Mataruno. Diego ha fatto completamente tutto il percorso a Marola, passando da timoniere, vogatore junior, vogatore senior e poi dirigente, peraltro sempre con risultati ottimi perché ha vinto in tutti e in quattro i campi. Ecco, invece ci vuoi presentare, anche se non avevamo bogato, che non c'è stato il palio, i tre equipaggi che avevate voi quest'anno? Certo, allora noi guarda, noi abbiamo due equipaggi, purtroppo non siamo ancora in grado societariamente di gestire tre equipaggi, stiamo cercando di rinnovare strutture, eccetera, in modo da poter avere in primis le tre barche che reputiamo siano una condizione essenziale per avere le tre equipaggi. Abbiamo solo i junior e i senior. E come equipaggi l'anno scorso, nell'equipaggio senior, avevamo Gabriele Battoni al primo remo, Alfredo Tacci al secondo, Jordan Cambi al terzo e al quarto Mirko Lubrano. Il primo, il secondo e il quarto, di anticipo di già che rimarranno con noi. In realtà non abbiamo comprato tutto l'equipaggio, ma per motivi personali lavorativi purtroppo non possiamo continuare con i quattro stessi vogatori dell'anno scorso. E mentre negli junior i quattro vogatori erano Giorgio Maniscalco al primo remo, Lorenzo Iacarino al secondo, Alessandro Silvi, che purtroppo passa l'età e non ha potuto svolgere l'ultimo anno junior per i noti problemi del Covid, e al quarto Federico Falcone. E anche qua stiamo definendo ancora l'equipaggio, rimarrà qualcheduno, non tutti, come ti ho appena detto, Alessandro Silvi passa l'età e il primo remo dell'anno scorso, Giorgio Maniscalco, non rimarrà con noi. Ecco. Ecco, hai parlato di nuovo presidente, secondo te c'è una nuova mentalità. Che borgata può fare in Marola per il futuro? Allora, guarda, innanzitutto noi siamo sempre orgogliosi di ripetere che in questi 25 anni, in questo ventennio, siamo la borgata che ha vinto più di tutti e questo ci rende molto orgogliosi perché continuiamo a dire che purtroppo, e questi sono temi molto più importanti, siamo una borgata senza mare, come ben saprai e come sanno tutti. Di conseguenza, ogni risultato che otteniamo, sia in campo sportivo che in campo anche sociale, con le sagre, eccetera, per noi è una cosa che ci riempie di orgoglio, appunto perché viene tutto dall'olio di gomiti di tutti i dirigenti, di tutte le persone che ci sono dietro. Sicuramente a livello sportivo e sociale, ripetere i successi della dirigenza, chiamiamola vecchia, della dirigenza precedente, e cercare di ripeterli perché sarà impossibile ripeterli. Avvicinarci sarebbe già un successo incredibile. E poi magari innovare qualcosa, innovare le strutture, adeguarsi, diciamo, al cambiamento che c'è stato nel mondo del palio inequivocabile in questi, diciamo, 5-6 anni. Ecco. Però la strada se l'hanno indicata bene i vecchi dirigenti, che peraltro, anche se non sono più delle cariche attive, ci danno sempre una mano, anzi, qualcheduno come il presidente è rientrato qualche anno fa da dirigente, è rientrato anche Carlo Giordano per quanto riguarda le sagre.
una persona importantissima, per cui diciamo che il filo conduttore con la dirigenza vecchia ci sarà sempre. Ecco, prima ti hai fatto un nome importante che è Gianni Casali, che è stato quello che ha voluto negli ultimi 2-3 anni portare a voi giovani a lasciare spazio a voi. Perciò ecco, può essere anche una cosa molto utile anche per voi, per avere una persona che ha lavorato parecchio. Certo, con Gianni Carzoli ci sentiamo spesso, ci sentiamo. Lui purtroppo ha voluto diciamo lasciare la carica dopo ben 50 anni di Palio, infatti ha fatto anche una festa passando da guratore dirigente capo Borgata e anche presidente, lo è stato la Mutuo Soccorso Marole, quindi la Borgata. Ci sentiamo spesso, vuole sempre essere aggiornato sulle cose della Borgata e nel gruppo comunque diciamo di WhatsApp dei dirigenti, dove ci sentiamo per facilitarci un attimo le cose, c'è ancora anche lui. Sentiamo sempre consigli da lui, perché comunque insieme a tanti altri dirigenti ha fatto la storia di questa Borgata, ma quando io continuo a dire, quando si dice la storia di questa Borgata è la storia di questo paese, perché è un paese molto sfortunato rispetto a tanti altri e quantomeno rispetto a tutte le altre 13 Borgate. Ecco, sì. Ecco, non c'è stato il Palio del Golfo, ma Gione Palio c'è stato le 13 Borgate che avete lanciato la corona ai caduti del mare. Un'iniziativa molto bella. Sì, sicuramente è stata una cosa abbastanza toccante, infatti diciamo, abbiamo fatto anche delle riflessioni, siamo stati intervistati in quella giornata, era doveroso secondo me fare qualcosa quel giorno per ricordare la giornata più importante di Spezia. Sicuramente è stata una cosa bella toccante, perché il suono del silenzio, il lancio della corona dai detentori del Palio, è stata una cosa bella, ecco. Ho visto che sui social alcuni non hanno apprezzato l'idea, però comunque è da apprezzare lo sforzo del comitato delle Borgate, del direttivo in primis, del presidente, di aver diciamo, organizzato un qualcosa che comunque anche a detta di tanti è stata una bella cosa, ecco, per ricordare quel giorno lì. Tanto sappiamo benissimo, a prescindere che purtroppo hanno saputo fare il Palio per gli eventi ben noti, e non si poteva assolutamente fare per un discorso soprattutto di responsabilità, quest'anno purtroppo era impossibile, però era un giorno, sapevamo tutti quando ci siamo alzati la mattina, era un giorno diverso dagli altri, sapevamo tutti che ci mancava un pezzo della nostra vita, perché chi lavora, chi voga, ma soprattutto chi è dirigente e sta dietro le Borgate sa che si lavora 365 giorni l'anno per una giornata, e anzi, accorciamo ancora di più, non per una giornata, per 11 minuti, 11 minuti scarsi, eh. Ecco, hai parlato in questo momento che chi non sa del Palio. Vuoi spiegare a chi non sa del Palio, che non è disperso della provincia, cosa significa Palio del Golfo, cosa significa per una borgata lavorare, allenarsi? Per chi non conosce il Palio, certo, Vuoi spiegare qualcosa? Allora, spiegare cosa sia il Palio per un borgataro, per chi come me è nato in una borgata, è cresciuto in una borgata e ha insistito, io sono sposato e vivo ancora in questa borgata, credo sia impossibile per una persona che è esterna. Io faccio sempre un esempio, guarda, mi piace riportarlo. Un paio d'anni fa sono andato a visitare Siena, e vicino alla, diciamo, a Piazza del Campo c'era il Museo della Torre aperto. Sono andato a parlare con una della contrada appunto della Torre, mi sono fermato a parlare 2 ore e mezza con lui, e perché ho riscontrato la stessa nostra passione. Guarda, quando parlo mi vengono i brividi di queste cose qua. Per noi, io lo continuo a dire, per noi, lo dico sempre, a volte la gente non mi crede, il Palio è vita, c'è poco da fare. Cioè, quando una persona nasce in queste borgate, poi io comunque lo continuo a dire, ne sono orgoglioso delle mie origini, io sono fortunato perché ho mio padre che è di Calimare e mia madre di Marola, quindi da piccolino sono cresciuto soprattutto a Calimare e c'è poco da fare in quel paese, si sente in un'altra maniera, quindi il Palio io lo sento un po' alla cara morta, sono sincero, anche se sono marolino, orgoglioso di portare anche da Tuato lo stemma del Marola, sono capovergata del Marola. E qua lo senti in una maniera particolare, te lavori 365 giorni per cercare di portare la tua borgata, comunque anche se non a vincere, perché è difficile vincere, è difficile poi per noi ripetersi, anche se in questi anni, come ho detto prima da Gianni, abbiamo vinto tantissimo, abbiamo vinto forse come mai nessuno era riuscito
nel mondo del palio, della storia del palio, però è proprio bello quel giorno, cioè sentire quella sensazione, arrivare ad essere tutti pronti, preparare le cose, è una soddisfazione vedere, soprattutto, io continuo a dire che la cosa più bella del palio è la sfilata delle barche e il silenzio. Quel momento lì ripaga tutti i sacrifici di 365 giorni l'anno, forse ancora di più della vittoria del palio, poi quella è l'apoteosi, la ciliegina sulla torta, ma arrivare a quel giorno, sentire quelle sensazioni, io l'ho provate, purtroppo non da timoniere, perché ho fatto da timoniere, ho timonato sempre gli allenamenti, eccetera, sempre dato una mano in borgata, ma poi più che altro mi hanno utilizzato sui gol, sui campionati nazionali, eccetera, però l'ho provate da avvocatore, l'ho provate da dirigente, e sono emozioni impagabili per chi lavora 365 giorni l'anno. Poi, se andiamo nello specifico, mi hai chiesto a te di cosa vuol dire lavorare, vuol dire effettivamente lavorare. Cioè, noi ogni giorno durante l'anno, specialmente noi come Marola, che come dicevo prima ci autososteniamo in tutto, vuol dire da finito il bando, iniziare a preparare una stagione sportiva, organizzare, a settembre partire con le visite mediche, partire prendendo il vestiario per tutti i dirigenti, atleti, timonieri, poi durante l'inverno preparare la sagra, preparare i nostri famosi ravioli, come tu saprai, della sagra, che purtroppo anche quella dopo credo 25 anni, 26 anni non si è potuto fare quest'anno, e quindi è un lavoro di tutto l'anno che viene ripagato in quei famosi minuti dalle 19 alle 19.30, e per chi ha la fortuna comunque di avere anche altri equipaggi, no? Come ho detto, ne abbiamo solo due, anche delle ore precedenti. Ecco speri per l'anno prossimo di avere un equipaggio anche per venire, visto che quest'anno se c'era il palio doveva esserci 12 borgate. Sì, allora quest'anno si è stato detto che ci sarebbero state 12 borgate al via nel palio femminile, di questa cosa noi ci dispiace, io continuo a dire, e questa è una cosa che diciamo ci siamo come nuova dirigenza, come nuovo corso imposti, noi vogliamo che qualsiasi equipaggio che abbiamo in borgata sia seguito ed abbia le stesse possibilità sia dei senior che degli junior che nelle donne. Noi purtroppo in questo momento, non avendo in primis la terza barca, ma non avendo neanche delle strutture che ci consentano di tenere una terza barca in modo decoroso, non ci sentiamo di poter fare il terzo equipaggio. Ecco, in questo momento diciamo sono sacrificato l'equipaggio femminile, che peraltro ci tengo a dire con grandissimo orgoglio, visto che ne ho fatto parte anche da timoniere, ho vinto da timoniere con quel gruppo lì, sono l'inizio delle vittorie del ciclo del Marola a partire dal 98, perché 98, 99, 2000, 2001 con il gruppo storico presieduto, ne nomino una per tutte, da Lisa Carpena, abbiamo iniziato a vincere, anzi per essere precisi abbiamo iniziato a vincere l'anno prima la sfilata, poi con sul mare, proprio prettamente a livello sportivo con le donne, si hanno aperto poi le grandi vittorie di tutti gli anni 2000. Per cui sicuramente è un obiettivo della nostra borgata andare a prendere, vedremo poi in che modo, come fare, e purtroppo la situazione economica in questo momento non ci aiuta, ad avere la terza barca e poi delle strutture adeguate, perché il Marola deve avere tre equipaggi. Questo sicuramente è un nostro obiettivo. E poi dico, in questi due anni si è visto un palio per me molto più bello di tante altre cose. Certo, sicuramente la barca è una cosa migliore, anche perché purtroppo in alcuni anni sono visti solo 5-6 barche alla partenza, di conseguenza ecco quello, anche se sappiamo quanto valeva per le ragazze, poi sono amico di tante ragazze, appunto perché lo timonate, che hanno fatto la storia del palio femminile, ne nomino due, come ho detto prima, l'Elisa e la Claudia Calzetta, che è una mia grandissima amica, e peraltro ci dà anche ogni tanto una mano in borgata, viene giù anche alla sagra, e non ha reso onore ai sacrifici che hanno fatto queste due ragazze in primis, e poi con tutte le altre ragazze che sono andate dietro, ecco, quando ci vedevano quelle 5-6 imbarcazioni alla partenza non rendevano onore comunque al sacrificio che fanno anche loro, che comunque è il solito sacrificio che fanno gli junior e i senior. Proprio per questo, come ho detto prima, non vogliamo che siano messe in mare delle ragazze che non hanno le stesse possibilità di ben figurare, poi a prescindere dal risultato sportivo che sarà al palio, comunque di ben figurare e scendere in mare con le possibilità degli altri equipaggi a Marola. Grazie e a presto. Grazie a te Fabrizio, un saluto a tutti.